Questa iniziativa a Siena, lei qualche giorno fa, qualche settimana fa, ha lanciato una sorta di appello a dire qualcosa di sinistra dentro il PD. Siena è una sede adatta. Ma sì, Siena è una sede adattissima, poi l'invito viene da Susanna Cenni. È una bella serata, penso che discuteremo delle cose che servono oggi al PD, e cioè chiarire dove si vuole portare questo partito, sia dal punto di vista delle proposte che avanziamo al Paese. Alle spalle abbiamo la crisi e la recessione più dura degli ultimi decenni, è un paese che ha bisogno di riprendersi. Ha ragione Renzi a parlare di fiducia, di ottimismo, però dobbiamo anche indicare le soluzioni, le risposte. Questa mattina un grande quotidiano italiano riporta le tabelle sui tempi di attesa degli esami clinici e medici, 500 giorni per una mammografia, è solo uno degli esempi possibili. È un paese che ha bisogno di recuperare un quarto della sua produzione industriale, oltre 1 milione di posti di lavoro perduti. Allora non è tempo della propaganda, non è tempo di polemiche interne, è tempo di rimboccarsi le maniche e avanzare proposte. In quell'appello che lei ha citato noi avanziamo delle proposte anche dal punto di vista delle scelte che il governo dovrebbe assumere in materia economica, sul terreno della redistribuzione delle risorse, dei diritti, delle opportunità, soprattutto per una parte del paese che è stata più penalizzata, penso al Mezzogiorno, ma i problemi sono dappertutto. E poi chiariamo anche, vorremmo anche chiarire dove vogliamo portare questo partito dal punto di vista delle sue alleanze, perché abbiamo sempre pensato e detto che questo governo era composto, sostenuto da una maggioranza transitoria ed eccezionale. Dopo la non vittoria del 2013 vorremmo capire se questa maggioranza è anche la prospettiva per il dopo. Se così fosse non ci serve più il PD, perché il PD è nato con un'altra missione, un'altra ispirazione, che era quella di essere l'architetto, l'architrave di un campo largo del centro-sinistra. Ecco, noi abbiamo sotto mano in Toscana il presidente Enrico Rossi, che si è già candidato per il congresso. A sentir parlare lei e Rossi non è che sia una lingua tanto diversa. Beh, non mi stupisco, sarebbe curioso il contrario. Enrico Rossi è non solo il governatore di questa regione, che viene amministrata molto bene da lui e dalla sua giunta, ma per quanto mi riguarda, penso di poterlo dire, è persona che stimo e con cui c'è anche un rapporto di amicizia, un uomo di sinistra, ha fatto una scelta. Mi colpisce un po' il fatto che spesso marca di più, diciamo, gli elementi di affinità con le scelte e i contenuti della politica del governo che non la possibilità di indicare quali sarebbero le alternative alle quali lui si ispira per sostenere la sua candidatura. Però la sua è una scelta del tutto legittima, ci siamo incontrati, abbiamo discusso, continueremo a farlo. Penso che sia una presenza utile e preziosa nel panorama del nostro partito.